In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!» E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!» Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Quando abbiamo tutti precisi strumenti scientifici, c'è ancora qualsiasi spazio per i miracoli di Gesù? Come no? C'è spazio sia per quelli fisici, sia per quelli, soprattutto per quelli spirituali. E per quelli fisici, prova un po' a pensare a Lourdes. C'è una commissione medica che ogni anno esamina tutte le guarigioni e ogni tanto dice: noi non possiamo spiegare queste cose scientificamente. Quindi c'è qualcosa che interviene e porta a una guarigione, no? Che noi chiamiamo miracolosa. Però ci sono tanti miracoli spirituali, quelli che noi chiamiamo conversioni, che avvengono regolarmente in numero molto, molto maggiore di quello che noi pensiamo. Avvengono per tanti motivi, per un libro che si legge, una persona che si incontra, a volte anche la televisione che si vede, per tanti motivi. C'è qualcosa che ti tocca e ti cambia. E questo è un miracolo. Che cosa è un miracolo? Il miracolo è qualcosa che avviene per te, non per gli altri. Qualcosa che senti tu come miracoloso, qualcosa che interviene nella tua vita, che cambia qualcosa o di fisico o di spirituale, ma è soprattutto per te. Gli altri possono vederlo, non vederlo, credersi, non credersi, ma è per te che avviene il miracolo. Perché Dio parla attraverso i miracoli? Quale funzione in prospettiva di fede hanno i miracoli? Ti cambia la vita. Cioè, a un certo punto tu acquisti più forza, c'è qualcosa che capita dentro di te e ti permette di superare tante difficoltà. Se vuoi ti racconto una cosa che io conosco bene. C'è una signora di Roma, io abito a Roma, e ogni mese va al santuario mariano del Divino Amore, sono circa 15 chilometri, no? E la signora in casa ha una situazione molto molto difficile. Ha il marito paralizzato, il figlio drogato, ha perso un figlio. Lei sa benissimo che andando al Divino Amore in preghiera e poi tornando a casa non trova un miracolo fisico. Sa che torna tutto come prima, però andando in preghiera, in pellegrinaggio, acquista forza e dice: io supero tutte le difficoltà, ho la forza per superare le difficoltà. Quindi io vado ogni mese, mi ricarico, torno a casa e faccio tutte le cose che devo fare, come una vera mamma di famiglia, no? Tutto, no? E questo non è, non, come lo chiami tu se non un miracolo che dà a questa donna la forza di poter continuare? Sa benissimo che fisicamente è tutto come prima, però spiritualmente no. Sì, è un vero miracolo. Molti di noi aspettano da Gesù un miracolo, miracolo di guarigione fisica oppure spirituale, ma solo alcuni hanno ricevuto questa grazia. Perché succede noi così? Noi non sappiamo per quale motivo alcuni ricevono il miracolo e altri no, per alcuni ricevono qualcosa di fisico e tanti altri ricevono qualcosa di spirituale. E io penso che la prospettiva nostra dovrebbe essere un'altra. C'è una difficoltà, qualunque essa sia, di lavoro, di vita, qualcuno in famiglia che muore, che sta male, no? Qualunque difficoltà. Penso che la posizione nostra dovrebbe essere: come devo comportarmi di fronte a questa difficoltà? Ma come devo comportarmi cristianamente, logicamente? Cioè, come devo vivere la vita, come devo vivere la morte, come devo vivere una malattia? Trovare la risposta giusta a queste circostanze della vita. E allora a questo punto le difficoltà che cosa diventano? Una prova per vedere che cosa sappiamo fare. Pensando gli apostoli, abbiamo nella Chiesa di oggi la potenza per fare i miracoli? Siamo in grado di mostrare in questo modo che Gesù è Signore e Salvatore? Sì, però penso che dovremmo girare la domanda e intenderci meglio. Gesù ha fatto tanti miracoli. Quante persone ha convertite? Poche, no? San Paolo, uguale, no? Il nostro primo compito non è fare dei miracoli. Il nostro primo compito è vivere da cristiani, in qualunque situazione. Tu la tua vita di cristiano, io la mia vita di cristiano, la gente fuori la loro vita di cristiani. Questo è il compito principale. E poi il Signore farà quello che vuole. Ma non è che dobbiamo metterci in testa di fare dei miracoli e convertire tutti. Non è possibile.
tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione.